Buongiorno gente e benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo un unboxing e try on tutto targato Shein perché mia sorella ha fatto acquisti di recente e mi ha affidato il compito di farvi vedere tutto quello che ha acquistato lei. Io di mio non ho mai acquistato da Shein e non mi sono mai decisa di farlo, ma lei acquista molto spesso e devo dire che le cosine sono molto carine, gli outfit sono tutti molto attuali, molto fashion e anche di qualità, per cui visto che ha fatto di nuovo shopping voglio farvi vedere tutto quello che ha acquistato, anche perché, come ha detto lei, e qui la cito, ho fatto degli acquisti per noi perché noi ormai compriamo tutto nell'ottica di condividere le cose ed è una cosa che ha incominciato a piacermi e molto spesso compro cose che possono andare bene anche a lei e anche lei fa la stessa cosa nei miei confronti, per cui oggi abbiamo questo unboxing di tutta roba da allenamento. Quindi si tratta di abbigliamento sportivo perché tra me e lei ci alleniamo veramente tantissimo. Io mi alleno per lo più con allenamenti funzionali a casa o qualche corsetta. Lei invece fa palestra, balla sui tacchi, per cui siamo molto attive e gli outfit da workout li usiamo molto molto spesso e lei andando anche fuori ha piacere proprio di cambiare, di vestirsi sempre in modo diverso e particolare, e anche a me, perché in realtà poi quando mi alleno pubblico su Instagram le varie foto, per cui è carino anche variare ogni tanto. Passiamo subito agli outfit e partirò a caso, tirerò fuori le cose a caso senza nessun ordine particolare, ma per come le ha ordinati qua mia sorella. Il primo set che abbiamo è questo set qua, verde acqua. Abbiamo questi pantaloncini e questo top che adesso proverò ovviamente insieme a voi per farveli vedere come sono addosso, però vi voglio già far notare qualcosina in particolare, tipo questa ricciatura qua sul reggiseno. Deve essere una cosa proprio wow, perché anche per chi non ha seno gli dà una forma. E poi qua, guardiamo qua i pantaloncini, questi sono fatti per farti un booty proprio pumped, quindi perfetti per dare forma anche quando si indossa un abbigliamento sportivo che magari tende ad evidenziare i difetti piuttosto che a valorizzare. Questo invece mi sento di dire che non sarà così. Poi noto anche qua la parte qua che è un pochino mesciata, quindi per dare sempre questa sensazione di push up, e il tessuto è molto di qualità, è stretch però non troppo, no, per niente trasparente tra l'altro, e sento che può modellare alla perfezione il fisico. Il secondo set è molto simile a quello precedente, ma mi viene da dire ancora più push-up sui glutei perché questi sono un po' più corti come pantaloncini e hanno questi dettagli che danno ancora più forma al booty. Guardate qua che arricciatura power. E questi sono verdini, un verde salvia, molto molto bello. E tra i due devo dire che è un verde che mi piace tantissimo, sia questo che quell'altro, anche perché prima dicevo che è molto true tone, però forse in video si vede un pochino più verde. Questo tende un pochino più a un verde mescolato col blu, per cui mi piace. E anche questo che è un verde salvia lo sto adorando tantissimo. Il verde troppo carico a me non piace tanto se non nella natura, per cui tipo le foglie verdissime degli alberi mi piacciono tantissimo, ma non mi piace quel verde lì negli outfit, negli accessori e in altre cosine. Poi, come parte sopra abbiamo questo top molto carino, perfetto per la primavera, anche perché cominceremo un po' a scoprirci, ma non troppo per non ammalarci. E questo veramente molto carino, anche questo dovrebbe dare un po' di forma anche qui davanti ed è perfetto come set, lo sto adorando tantissimo. Andiamo ora ai pezzi singoli perché qua mi sa che mia sorella ha trovato un'offerta per cui se prendeva più pezzi insieme spendeva di meno, non lo so, ma abbiamo questi tre leggings che sono identici per forma, per stile, ma i colori sono diversi. Il mio preferito, ve lo dico subito, è questo perché è un blu veramente stupendo.
Di nuovo abbiamo l'arricciatura sul booty, il mesh sui polpacci e questo in tre versioni, blu, grigio e verde, un verde un pochino più, non so come chiamarlo, però quello che vedete voi in video è esattamente il colore di questi leggings. E anche questo devo dire che non mi dispiace come verde. Sono bellissimi, anche questi per niente trasparenti, coprono alla perfezione e sono veramente molto molto modellanti. Abbiamo poi altri pezzi, altri leggings e qua, ok, questi sono tipo rosa salmone, sono bellissimi e se la lottano insieme a quelli blu nella classifica, perché mi piace tantissimo questo come colore. E poi abbiamo questi qua che sono fucsia e sono un pochino più particolari perché, a parte il push up diverso dietro, abbiamo anche questa parte qua davanti un pochino più strutturata e con questo motivo a coste. Guardate qua, questo devo dire che è meraviglioso, questo è veramente stupendo, un po' più pesantino rispetto agli altri, per cui ce lo vedo bene di più per l'inverno piuttosto che per l'estate che si sta avvicinando, ma diciamo che sono perfetti anche questi. Non li indosserei adesso, io ho già caldo ora, figuriamoci più avanti, andando avanti con i mesi e con le temperature. Poi abbiamo altri pezzi singoli, in questo caso però abbiamo pezzi sopra, per cui c'è questo bellissimo top bra sportivo, però ce lo vedo bene anche come top sotto qualche blazer. Questo è bianco, molto plain, però allo stesso tempo modellante e con push up sul seno per dare un po' di forma. Poi abbiamo di nuovo nello stesso stile uno un pochino più grigio barra tortora, bellissimo questo come colore. E poi ce l'abbiamo anche in versione azzurra, carta da zucchero, questo è veramente stupendo. E infine ce l'abbiamo anche in versione nera, meraviglioso, anche questo sotto il blazer sarà veramente perfetto. Credo che ci sia un altro set che mia sorella invece sta indossando oggi, per cui non ve lo faccio vedere indossato da me, ma qui accanto una foto di lei che lo sta indossando, anche questo veramente è spettacolare. E ora per concludere abbiamo invece due pezzi che non sono da workout, ma che sono così, da indossare nel leisure time. Abbiamo questo body nero sopra a coste con il collo a tartaruga e sotto invece meshato e trasparentino, perfetto da essere indossato con dei pantaloni a vita alta oppure con delle gonnelline, e in primavera sarà perfetto. Questo non so se io lo indosserò perché è tutto poliestere e in primavera, in estate io bandisco gli outfit sintetici perché soffoco, la mia pelle non sopporta i tessuti sintetici, accetta solo quelli degli outfit tecnici, dell'abbigliamento sportivo in tessuto tecnico, perché quelli sono comunque più di qualità rispetto ai top o altri pezzi in tessuti sintetici il 100%, per cui io vado più per tessuti naturali nella stagione calda. E questo appunto sarà perfetto per me perché abbiamo questo one piece che è tipo una tuta corta, ma è in cotone, credo, perché al tatto mi sembra cotone. Adesso vediamo subito se è vero. Allora, abbiamo 93% cotone e 7% di elastan. Questo è molto molto sexy. È un one piece, come vi dicevo, corto con la cerniera dietro e collo a tartaruga, maniche lunghe e coste molto molto larghe.
Questo l'ho già visto, tipo, non mi ricordo il marchio, però lo indossano molte influencer per uno stile un pochino più osé. E questo è veramente molto carino, è un po' più leisure time, non è proprio da andare in giro, lo userei magari per andare al parco, per andare a fare un brunch nel giardino o comunque una cosa easy e non per uscire magari per andare in giro normalmente in città, però ecco, abbinato a magari una felpa o a un blazer, ci sta bene per l'outfit del brunch della domenica. Basta, è tutto con gli outfit sportivi da Shein. Fatemi sapere qual è il vostro preferito, fatemi sapere se acquistate da Shein e quali sono i pezzi preferiti per cui andate ogni volta, perché vorrei provare ad acquistare anch'io qualcosa, però non so se farmi convincere ancora o meno. Mi affido a voi in questo caso, fatemi sapere le vostre esperienze, come vi siete trovati e quali sono i pezzi preferiti che avete acquistato appunto da Shein. È tutto per oggi, io vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco, vi ringrazio di essere passati di qui anche oggi. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!